potesse procedere per i rimborsi, perché noi abbiamo come Fratelli d'Italia attivato un servizio per informare i cittadini che hanno visto azzerati i loro risparmi, per aiutarli a diciamo così fare tutte la trafila per ottenere i rimborsi. Quindi pochissimo tempo, dovrei essere già in pubblicità da qualche minuto. Puoi chiedere alla Meloni qual è l'obiettivo a cui mira con questa campagna? Perché insomma Salvini sta lì, batte il territorio palmo a palmo, la candidata è la Borgonzoni, ma vediamo sempre Salvini, lei che risultato pensa di avere? No, Tiziana, ma ti sente perché... Ah, bene, ben trovata, ecco. Meloni, ti sta sentendo, perché le ho passato il mio auricolare. Sento. Grazie, buon anno altrettanto a lei e a tutti gli ospiti, e non so, anche se non so chi c'è. Obiettivo a cui punta in quella regione che è storicamente di sinistra? L'obiettivo è vincere. Sì. L'obiettivo è vincere, perché io penso che l'Emilia-Romagna sia una regione che può avere di più, perché è vero che questa è una locomotiva in Italia, ma non grazie al PD, lo è nonostante il PD. Io penso che l'Emilia-Romagna possa avere molto di più in tema di crescita, in tema di occupazione, sul fronte sanitario, sul fronte dei servizi sociali, sul fronte del sostegno alle famiglie. Fratelli d'Italia sta facendo una campagna elettorale per parlare di questo, cioè dei temi concreti di questa regione. Ma Fratelli d'Italia arriverà doppia cifra in queste elezioni regionali, no? Perché sa che i maligni, io ho qua seduto me Galli, e i maligni dicono che la prima preoccupazione di Salvini non sarà mica Bonaccini, la prima preoccupazione di Salvini si chiama Meloni. Quindi io le chiedo, lei a doppia cifra, ci arriva un Nolli? Ma no, ovviamente è una battuta, però voglio capire se lei si aspetta un risultato importante o no in Emilia Romagna. Allora, queste sulla rivalità tra noi e la Lega sono, diciamo, ricostruzioni molto care a voi giornalisti, ma noi siamo nella stessa coalizione. Ma lei come sa, io poi faccio quindi, il tifo siccome per siamo lei, tutti intelligenti. Quindi lo sa che qui, insomma, lo so. Però dico, diciamo che il gioco intelligente in una coalizione è lavorare per crescere tutti, perché altrimenti non si vince. Certo. Quindi io faccio la parte del lavoro mio. Niente, non me lo dice, doppia cifra sì o no? Chiaramente lei mi ha fatto una domanda che no, io sono troppo superstiosa per rispondere a questa domanda. Posso dirle che sono certa al 100% che Fratelli d'Italia avrà un importantissimo incremento anche qui in Emilia Romagna. Grazie a Giorgia Meloni, tanto ci vediamo dopo il 26, così commentiamo se c'è stato un fortissimo incremento. Io sono fuori tempo massimo, devo andare in pubblicità, poi ritorniamo con tutti gli